Si apre domani a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, l'evento green per giardinaggio più importante d'Italia. Lo ha visitato per noi Antonella Armentano. L'ultima tendenza è l'Happy Garden, che crea continuità tra l'interno e l'esterno della casa, realizzando un polmone verde urbano in cui rilassarsi. E questa è una delle novità proposte dall'ottava edizione del Festival del Verde del Paesaggio, evento diventato un punto di riferimento per il settore. Per 3 giorni, all'Auditorium Parco della Musica, esploratori di paesaggi, professionisti del verde e cacciatori di piante. Un'occasione per appassionati, ma anche per appassionarsi al mondo green, come spiega Gaia Zadra, ideatrice del festival. Questo è un giardino del ritorno, ispirato al passato, una delle novità di questa edizione del Festival del Paesaggio. Sì, perché i giardini in realtà possono anche essere fatti con fiori semplici, un po' che ci rievocano l'infanzia, le nonne, gli orti giardino che adesso non ci sono più, ma soprattutto anche che hanno facilità di manutenzione e un prezzo molto contenuto. Un ruolo non secondario, quello dei balconi, che interpretano, riempendosi di verde, anche in modo critico il violento consumo di città e di territorio. Un bilancio di oltre 21.000 visitatori, 170 espositori per il festival, che oltre a far immergere i visitatori nei profumi e nei colori, propone incontri, concorsi, lezioni di giardinaggio, una sezione apposita per i bambini e per i più curiosi passeggiate botaniche a caccia di piante dalle proprietà curative tra leggende e realtà, come quella del rosmarino, in grado di potenziare la memoria. Ed è tutto.